riscaldato l'ambiente. Una chiacchierata in famiglia, pensavo, guarda, questo è un dono di Monsignor, è uno dei frutti della sua presenza, senza voler ingigantire, come è stato detto, ma senza d'altra parte diminuire. Una chiacchierata in famiglia non su un tema che ci sta a cuore, ma sulla realtà della nostra vita e accanto a coloro che in questo momento gridano con il loro silenzio e con le loro parole che non sempre riusciamo a capire, i giovani. E questo è un bel dono che ci fa Don Ciro, come un po' il vaso che hai conservato tu fino a poco tempo fa. È un dono che fa a questa terra che ha amato, è un dono che ci scuote, perché alla fine di questo incontro io sono pieno di provocazioni, ma proprio salto dalla sedia, molto più che per una semplice così, indicazione su un po' a effetto. Perché sempre è così, quando ci mettiamo accanto ai giovani, non tanto per parlare di loro, ma per parlare con loro e soprattutto per far parlare loro, saltiamo sì dalla sedia, anzi la sedia non ci vuole più. Ed è, mi pare, quello che anche questa sera è venuto fuori, non è per me la prima volta, ma questa volta in modo un poco più così organico, riguardo alla memoria di questa presenza di un uomo, di un prete, di un pastore, di uno che era appassionato ed è stato fino in fondo in questa terra per un tratto della sua storia così particolare, dove i problemi erano un po' diversi, ma la gravità del momento li rendeva così acuti che la velocità non permetteva di dire rispondiamo domani. E con lui si è risposto oggi. Fare memoria allora è importante, ma non basta, perché non avrebbe nemmeno reso sereno, felice lo stesso Don Ciro, per quello che ho potuto capire in tanti racconti in questo periodo. E allora che cosa bisogna fare? E allora certo bisogna guardare la realtà e abbiamo cercato di farlo, anche se a mo' di flash, per questo veramente l'occasione che la Fondazione ci ha offerto è un inizio, perché bisognerà studiare e lo studio non vorremmo e sicuramente faremo ognuno la sua parte che vada a finire come a volte succede così in scaffali poi utilizzati solo da qualcuno. È uno studio che deve aiutarci a capire la realtà, anche quella concreta, locale, nella quale viviamo, a capire fenomeni complessi che ci riguardano tutti da vicino, ma soprattutto a cambiare la realtà, a trasformarla, non solo con intenti, abbiamo sentito, non bastano le buone intenzioni. E in questo contesto io ritorno ai giovani. Ritorno ai giovani per dire che cosa? Per dire la mia esperienza. Flash, dobbiamo concludere. Una realtà come quella che è stata presentata, con le difficoltà così particolari e con le sfide che attendono risposte immediate, chiama tutti in causa, allora ognuno la sua parte, come nel nostro caso la Fondazione, come noi Chiesa Diocesana, piccoli gesti che cerchiamo di compiere a riguardo, penso in particolare al progetto Policoro, penso ad altre iniziative. Ma da dove partire? Da dove partire? Partiamo dai giovani, ciascuno con le sue competenze, ma partiamo da loro. La mia esperienza mi dice che in questi anni irpini, oramai 7 posso dire, credo a pieno titolo, senza presunzione, sono irpino, non solo conosco l'irpino più degli irpini perché la giro notte e giorno, ma sono un po' irpino anche io. Perché sono diventati irpini? Per il carattere, per la storia, per le persone, ma soprattutto per i giovani. Ascoltare i giovani, questi giovani, che è già una generazione diversa rispetto a quella con la quale avete lavorato voi, ascoltare in ogni caso i giovani irpini ti fa innamorare dell'Irpinia in un modo del tutto particolare. Non saranno giovani così diversi dagli altri, ma portano dentro di sé qualche cosa di specifico che questa terra riesce ancora a dare, nonostante le trasformazioni velocissime, i problemi gravissimi che stiamo vivendo e subendo e dai quali non riusciamo a uscire, per i quali ci deve impegnare tutti. Ma se noi partiamo da loro, dall'ascolto di ogni giovane, certo bisogna avere il linguaggio, bisogna accettare quello che non accetteresti mai e tante altre cose che tutti
ogni giorno, ma l'esperienza personale mi dice che se con passione, con umiltà anche, con gioia ci mettiamo accanto al cuore di un giovane per cogliere in tutto questa contraddizione, questo complesso, cosa c'è di positivo, rimaniamo sconcertati. Io ho portato con me questo piccolo documento che spero nelle prossime settimane sarà distribuito anche nelle comunità, è il fotoracconto della GMG a Madrid, nella quale abbiamo scommesso, dopo tutte le esperienze passate della storia locale della pastorale giovanile, dopo il sinodo dei giovani e dopo la crisi inevitabile che c'era stata, e ha significato per noi un cammino con un punto di ripresa e di partenza. Questo è scritto da loro, siamo riusciti ad andare con un buon numero, un numero legato alla qualità di un percorso e speriamo anche alla scommessa per il futuro come speranza. Che abbiamo chiesto a ognuno di dire qualche cosa di questa esperienza. E questo testo è scritto da loro nelle parole e anche nei disegni. E che cosa c'è di bello? È straordinario cosa c'è di bello. Nonostante le difficoltà, nonostante la mancanza di prospettiva di futuro, non spegniamo questo lumicino. Abbiamo il dovere sacrosanto di non spegnere questo lumicino, perché questo lumicino può diventare veramente una fiamma che può illuminare al giorno questa terra in un momento in cui veramente avvertiamo il buio. Ma a partire da loro lo possiamo fare. Lo possiamo fare con intelligenza, con coerenza, cambiando tante cose, tutti, questo è vero, ma lo possiamo fare solo a partire da loro. Non si tratterà di andare a fare qualcosa a beneficio dei giovani. E questa è una cosa che penso abbiamo il dovere sacrosanto di fare tutti insieme. Questo testo lo lasciamo a voi come segno di gratitudine, sperando certamente nel nome anche di questa stagione bella che c'è stata e che c'è stata oggi testimoniata, che cercheremo di vivere meglio anche come chiesa locale per il decennale, per il suo viaggio per l'America, per la patria, sperando veramente insieme ai giovani, a partire da loro, di scrivere una nuova pagina che tenga conto della ricchezza del passato, ma che guardi con coraggio a quel futuro che loro, molto più di noi, ci hanno dentro. Grazie a chi ci ha dato.